Neoplasie peritoneali, questo sarà l'argomento che tratteremo oggi. Scopriremo molto insidioso, molto difficile da individuare e da trattare, ma scopriremo anche quali sono le chiavi importanti da non sottovalutare per non andare incontro a problemi ben più gravi. Ne parleremo con un chirurgo, ovviamente oncologico, che è venuto a trovarmi, la dottoressa Orietta Federici. Benvenuta. Salve a tutti. Salve a lei e grazie mille di aver accettato il nostro invito. Allora, dottoressa, abbiamo detto neoplasie peritoneali. Di cosa parliamo esattamente? Parliamo di una malattia metastatica, una malattia diffusa a tutto il peritoneo, che è la membrana che ricopre tutti gli organi cavitari dell'addome e può essere generata da diverse neoplasie primitive, che sono tutte le neoplasie del tratto gastroenterico, quindi parliamo sia di neoplasie del colon, dello stomaco, delle vie biliari e del fegato e del pancreas, e di altre malattie soprattutto genitali nelle donne, quindi la malattia, il tumore dell'ovaio, il tumore dell'endometrio. Poi ci sono dei casi più rari in cui questa malattia metastatica è generata da tumori in altre sedi, addirittura dal tumore della mammella, dal tumore della prostata e dai tumori anche urinari, quindi anche dai tumori renali. E poi ci sono i tumori primitivi del peritoneo. Lo stesso peritoneo, avendo una struttura cellulare, può andare incontro a una degenerazione tumorale e quindi generare il mesotelioma, quello che è il tumore primitivo del peritoneo. Che però è un tumore più raro rispetto, sì, a quello che invece non è la forma di metastatica degli altri. Esattamente. Certo. Ed ecco perché è molto importante porre l'accento proprio su il discorso prevenzione, perché non abbiamo grandi possibilità di prevenzione per quelli peritoneali. Per la carcinosi, no, la prevenzione si fa sul tumore primitivo. Esatto. Quindi il paziente che scopre un tumore del colon al primo stadio sicuramente guarisce con l'intervento. Il paziente che scopre un tumore al quarto stadio, diciamo terzo, quarto stadio del colon o dello stomaco, ha altissime probabilità di sviluppare una carcinosi peritoneale. Quindi cercare di prevenire e di curare il tumore primitivo è ovvio che è molto più semplice e si evita di più il discorso della carcinosi peritoneale, delle metastasi a distanza, perché chiaramente poi questi tumori avanzati possono dare anche metastasi a distanza, non solo sul peritoneo. Esatto, complicano proprio tutta la situazione, tutto l'organismo. Certo. Ecco perché insistiamo su invece andare a cercare attraverso prevenzione di altri tumori su cui c'è possibilità, certo, in modo da non arrivarci proprio a questa neoplasia. Esatto. Perché comunque è difficile da fare la diagnosi, come esatto, prima diagnosi la carcinosi peritoneale, o comunque si fa diagnosi quando ormai è troppo tardi, cioè quando la malattia è già sviluppata, quando c'è quindi un aumento di volume dell'addome per versamento liquido oppure per masse mucinose o masse solide, quando ci sono dei sintomi di ostruzione intestinale e quando ci sono delle anemizzazioni, dei sanguinamenti non chiari. È ovvio che in quel caso si deve affrontare un discorso oncologico e chirurgico molto più complesso, molto più rischioso, e con una prognosi sicuramente peggiore, certo, che se fosse stato affrontato una resezione intestinale di un piccolo tumore preso in tempo. Ci sono i modi per fare prevenzione, quindi bisogna comunque utilizzarli. Esatto. Ora, per sensibilizzare il più possibile chi è in ascolto, dall'altro della sua lunga esperienza, quali sono, diciamo, i casi che più frequentemente capita di vedere proprio sulla disattenzione alla prevenzione che può arrivare a mettere a rischio proprio la vita del paziente? Quindi noi abbiamo a disposizione tantissimi strumenti per fare prevenzione, quindi tutto ciò che riguarda il tratto gastroenterico, per esempio, a soltanto fare la ricerca del sangue occulto nelle feci
già ci mette al riparo da una neoplasia del colon o anche dello stomaco. Questo è il, diciamo, è una, un esame facilmente fattibile con un piccolo campione, è anche gratuito, ci sono le ASL che lo fanno in modo gratuito e ci avvertono, ci mandano degli avvisi periodicamente a casa per poterlo fare, quindi bisogna assolutamente dar retta a queste scadenze e stargli dietro. Le donne possono, devono e possono comunque fare tutte le prevenzioni che del tratto genitale, quindi col pap test per quel che riguarda il collo dell'utero, il tumore della cervice, e per quel che riguarda il tumore dell'ovaio una visita ginecologica, un'ecografia ginecologica anche e soprattutto nel post menopausa, perché che, sappiamo, che è un periodo molto è un periodo a importante. Rischio, perché non avendo più la spia, diciamo, della mestruazione che può essere alterata da un cambiamento ormonale dovuto a una cisti ovarica, in quel caso una donna non si accorge di avere una massa addominale, se ne accorge quando la massa è troppo grande o ha già dato carcinosi peritoneale. Il tumore dell'ovaio è uno di quei tumori che dà quasi sempre o molto facilmente carcinosi peritoneale. Ecco, quindi massima attenzione. Massima attenzione. Un altro tumore raro, ma nei centri ad alto volume come siamo noi, è un centro di riferimento per le carcinosi peritoneali, ne vediamo tanti, è il tumore dell'appendice. Il tumore dell'appendice non è, purtroppo non è prevedibile, non è diagnosticabile in prevenzione, però capita spesso che a noi arrivino dei pazienti operati in altri ospedali in urgenza per un attacco di appendicite e nel momento in cui viene fatto poi l'esame istologico viene fuori che nell'appendice c'era un tumore. Il tumore dell'appendice è un tumore che dà carcinosi peritoneale, più o meno maligna, perché c'è anche il basso grado che dà soltanto una diciamo lo pseudomixoma peritonei, che è una grossa produzione di muco a livello peritoneale, che diciamo è più benigno del carcinoma, però se trascurato comunque alla fine rende impossibile la vita e l'espletamento delle funzioni digestive normali. Quindi nel momento in cui abbiamo un esame istologico che parla di un tumore dell'appendice, il paziente va inviato in un centro di riferimento, perché ci sono vari step e varie cose da fare sia a livello diagnostico che a livello terapeutico. Esatto, quindi sottolineiamo anche l'importanza proprio di rivolgersi a centri di riferimento, perché soprattutto in queste condizioni in cui definiamo rara una manifestazione, però in un centro di riferimento ci arrivano tutte, certo. Quindi ovviamente hanno più sempre un alto volume. Esatto, alto volume, quindi alta esperienza per riuscire a trattarle nella maniera, gestirle soprattutto, sì, nella maniera migliore possibile. Certo. E in questo facciamo riferimento all'IFO, al centro, insomma, istituto IFO che rappresenta la, certo, dottoressa per l'appunto. Il nostro reparto di neoplasie peritoneali dove ci occupiamo da più di 20 anni di questa, esatto, patologia. Esatto. Ora, per ogni domanda aggiuntiva io vi rimando anche alla mail della dottoressa Federici, orietta.federici@ifo.it, proprio perché, come detto, meglio una domanda in più che una in meno, vero? Certo, sempre, siamo sempre disponibili. E la ringraziamo moltissimo di questo. Dottoressa, la ringrazio davvero tanto e grazie, salutiamo insieme i nostri ascoltatori. Grazie a voi dell'opportunità. Un saluto a tutti. Arrivederci.